In Italia la cosa è progressivamente cambiata. Io non pensavo poter perdere il francese come lingua di espressione letteraria. Invece, quello che è successo progressivamente, ho sentito il bisogno di esprimermi nella lingua del paese dove vivo, e questo è stato un percorso che è durato qualche anno, e ho sentito il bisogno di scrivere in italiano, ma il mio italiano non era perfetto, e quindi è stato un'enorme perdita per me come autrice di dover cambiare lingua. E, però ovviamente le lingue sono sempre state la mia passione, e quindi è una cosa che ho poi accettato con curiosità e ben volentieri. Senti, ma sono curiosa di sapere qual è la prima immagine che hai dell'Italia, i primi giorni, i primi momenti in cui sei stata in Italia, dopo aver attraversato appunto diversi confini, dopo aver vissuto in varie realtà. Che cosa ti ricordi dell'Italia della tua prima volta? Allora, va detto che quando vivevamo in Marocco, ogni momento libero, mio papà ci metteva nella macchina e facevamo questi lunghi viaggi, in Europa. Si attraversava lo stretto di Gibilterra e si andava in Spagna, si è girato tutta la Spagna, si è girato anche tutta l'Italia. Quindi per me era un sogno tornare a quell'Europa che già conoscevo da bambina in più viaggi. Allo stesso tempo posso dire un aneddoto abbastanza scherzoso sulla lingua. Sono arrivata a Firenze e sono scesa a prendere il pane dopo un lungo viaggio, perché siamo passati per Basilea col treno. È stato un viaggio veramente molto faticoso, e con i bambini, e sono arrivata, scesa a prendere il pane, e mi dicono: pagare alla cassa. Io ho detto: aspetta, c'è qualcosa che non torna. Come pagare alla cassa? E diciamo, ho detto: ma io l'italiano lo parlo, ma qui è ancora diverso. È sempre diverso quando cambio paese rispetto alla lingua che conosco, tra il francese marocchino e il francese poi in Quebec. Adesso parlo l'italiano, ma vengo in Toscana e di colpo tutto è cambiato. E quindi mi ricordo sempre questo primo momento di scendere a comprare pane e di pagare alla cassa. Ascolta, hai voglia di leggerci magari un paio di poesie a tema, appunto, sempre su questa questione del confine, della lingua, così possiamo proprio ascoltare dalla tua viva voce questa scelta molto originale che tu fai di lasciare tutte le varie lingue nel testo poetico. Ecco, le tue poesie hanno questa caratteristica. Sì, leggerò una poesia che proprio illustra un pochino quello che ho spiegato prima, e poi un'altra più recente che invece, dove invece ho deciso di non inserire la traduzione, di lasciare la poesia poliglotta senza le traduzioni inserite, considerando che i passi in Europa di integrazione, di multilinguismo e di poliglottismo sono, diciamo, a livelli, sono cambiati rispetto agli anni Ottanta. Allora, prendo la poesia Migrazioni. Avec l'air enchevêtré dans l'air brut d'automne, con l'estate aggrovigliata nell'aria grezza d'autunno, je n'effeuille que les galets de mon lit en cru. Non sfoglio altro che i ciottoli del mio letto in piena. You can come now or never. Puoi venire adesso o mai, attendre encore, aspettare ancora. E quizás mas nunca mojar los pies nel deshielo. E forse mai più bagnare i piedi nel disgelo. Non saprai nulla di me, solo ruggine, come sangue lungo le spiagge erranti, lungo i vicoli, lungo le praterie delle mie migrazioni. You will find me at the end of my identities. Mi troverai alla fine delle mie identità, beyond my impersonations, oltre le mie usurpazioni. Je suis ce que le vent sème, sono quel che semina il vento, e je pousse pour ne pas sécher, e cresco per non prosciugare, le mie radici nutrite di sterco, divertita da mosche annoiate. E la seconda poesia in realtà è molto molto recente,
ed è proprio, lascio proprio i versi nelle lingue originali e poi alla fine leggerò la traduzione in italiano. Tokrotni, tokrotni vracam, strokrotni jeszcze raz. Le distanze sono passi ignoti, confusi nel tempo, sono falle a tratti, doglie o nausee improvvise. Let me in the pockets of time, where no one told me how to feel. No supiera ser la que regresa, decir las cosas que cuentan. Stokrotni, stokrotni. Sono angoli da girare mentre ridete senza parole. Sono sguardi e afrori when we hug and we count some 50 years. E casa mobile, tasti da premere, patria senza matrice. C'est des livres d'histoire ancienne, l'oncle sur le scooter en blanc et noir. Avanti indietro nel tempo, arando tracce, cercando orme. Mas oce moiego oiza, e questo ti rende felice. Raccogli distanze e tempi mobili, come buche di strada e singhiozzi. Todo se ayana, todo se tuerse, sto crocchio. 100 volte ritorno, 100 volte ancora no. Le distanze sono passi ignoti, confusi nel tempo. Sono falle a tratti, doglie o nausee improvvise. Fammi entrare nelle sacche del tempo, dove nessuno mi ha detto come sentire. Non saprei essere quella che ritorna, dire le cose che contano, 100 volte, 100 volte. Sono angoli da girare mentre ridete senza parole. Sono sguardi afrori quando ci abbracciamo e contiamo una 50ina d'anni. E casa mobile, tasti da premere, patria senza matrice. Sono libri di storia antica, lo zio sul motorino in bianco e nero. Avanti indietro nel tempo, arando tracce, cercando orme. Hai gli occhi di mio padre e questo ti rende felice. Raccogli distanze e tempi mobili come buche di strada e singhiozzi. Tutto si spiana, tutto si distorce, 100 volte. Ecco Barbara, io nella prima poesia che tu hai letto ho appuntato la parola identità, che sicuramente quando si parla di percorsi migratori è piuttosto centrale come argomento di riflessione, insomma, perché poi sono le identità che si dislocano insieme a, come dire, il corpo che viaggia per il mondo. E quindi mi piacerebbe concludere questo nostro incontro domandandoti qual è il confine che tu hai attraversato dal quale hai sentito di non poter più fare ritorno. E come dicevo all'inizio, non necessariamente si tratta di un confine geografico, ecco, per esempio rispetto proprio a questo tema dell'identità, se c'è un passaggio oltre il quale qualcosa va necessariamente perduto oppure no. Sì, c'è stato a un certo punto dei pensieri di andare altrove, di cambiare posto, di cambiare paese. Ci sono state anche questioni lavorative a un certo punto, una decina di anni fa, forse qualcosina in più. E a un certo punto ho sentito che c'era un non ritorno, che questo altrove non era male, non volevo più un altro altrove, perché prima ero aperta a tutti gli altrove, sapevo che potevo andare ovunque, che tanto ormai le radici erano staccate, qualcosa si era rotto, non avevo un'appartenenza a un posto piuttosto che a un altro e potevo ricreare il mio ambiente in qualsiasi posto. Non sento più che sia così. C'è un evento in particolare, un giorno, quando uno conta tende sempre a contare nella lingua nella quale in qualche modo ha sempre contato nell'infanzia, non lo so, forse un riflesso naturale. Un giorno invece di contare in francese ho contato in italiano. Per me è stato praticamente traumatico, perché mi sono resa conto che stavo contando automaticamente in italiano e mi era più facile rispetto a contare in francese o in un'altra lingua. Ed è stato per me proprio come significare, ecco, io in Italia è diventata la mia patria, non voglio un altro altrove.
Sarò una straniera italofona. Grazie tanto del tuo intervento, rimando ovviamente alla lettura poi di questa antologia che speriamo, nonostante insomma le contingenze veda presso la luce. Hai per caso dei libri tuoi, insomma delle raccolte fresche di stampa o che stanno per essere pubblicate, di cui vuoi parlare? Sì, allora, ci sono due libri in particolare. C'è questa raccolta che si chiama Senza Verbo, che è una nuova raccolta, e c'è la nuova raccolta di proseguimento di queste poesie. Sono poesie che sono nate senza il verbo coniugato, praticamente sono in forma nominale, sono tutte in italiano e sono nate in modo estremamente spontaneo, quindi non è un vezzo di rimuovere il verbo, è qualcosa che è successo forse per la frammentazione del mondo nel quale viviamo, forse proprio per l'età che ho, che in qualche modo il passato, il presente e il futuro cominciano ad avere pesi diversi, quindi certi eventi del passato cominciano ad essere molto presenti, certi eventi del futuro poco significativi, ecco, quindi si comincia a invertire l'ordine dei tempi, e quindi sono nate queste poesie senza verbi coniugati che in qualche modo continuano a nascere a fiume, e quindi c'è già una nuova raccolta pronta che poi abbiamo deciso per ora di non pubblicarla per via di questa situazione, perché è il momento migliore per le pubbliche. Sì, assolutamente. L'altro è un romanzo che è stato pubblicato non tantissimo tempo fa, che si chiama Gli aranci di Tadeusz, che ha vinto anche un primo premio per la narrativa edita adesso in Sicilia. È un libro che è ambientato in Sicilia, un immigrato polacco negli anni 70. Torna al tema migratorio comunque. Sì, sempre al tema migratorio, e la cosa che forse ha colpito chi l'ha letto è che ci sono comunque, ho utilizzato il dialetto, la lingua, mettiamo, siciliana nei dialoghi, è molto presente, e quindi oltre a delle frasi polacche dell'infanzia, dei ricordi del protagonista, ci sono tutte le conversazioni in lingua siciliana, e quindi anche questo dialetto mi sono fatta aiutare, però ho studiato e poi avevo comunque già delle basi di altre lingue italiane come il napoletano, e quindi trovo che le lingue, che l'italiano diciamo è molto, diciamo, queste lingue tipo napoletano oppure siciliano arricchiscono enormemente a livello del bagaglio, dell'espressività, eccetera, e quindi ho deciso di utilizzare questo nel mio libro, e quindi è sempre un cercare ancora ulteriore espressività. Altre lingue ancora, non basta l'italiano, anche proprio le lingue regionali, esatto. Va bene. Quello è sempre forse qualcosa anche di sconosciuto, perché in realtà per me la Sicilia è totalmente sconosciuta, quindi anche un voler mettermi in un posto che non conoscevo per ambientare una storia, quindi sempre la storia della migrazione, dove già forse la Toscana era per me troppo conosciuta, e quindi ho voluto ambientare il mio povero emigrato, che poi era diventato badante di un vecchietto, in un posto a me in Italia ma sconosciuto. Ecco, forse tornando al tema che citavi prima dell'altrove, è stato forse una proiezione di una ricerca di un altrove nel momento in cui hai deciso di non muoverti più tu, hai iniziato a far viaggiare un po' questi personaggi. Hai capito? L'ho capito anch'io a posteriori, dopo la stesura del libro. Ecco. Va bene, allora Barbara, ti ringrazio e ci sentiamo presto. Rimandiamo ovviamente per la lettura dei tuoi testi e dell'intervista al blog Confine Donna, e poi al libro di prossima pubblicazione. A presto, sì. Barbara, ciao. Grazie.